Abbiamo concesso pochissimi tiri in porta, non ne ricordo di chiari. Abbiamo avuto alcune occasioni anche nel primo tempo per sbloccare il risultato, occasioni facili. Dopo il gol potevamo fare il 2-0 e chiudere subito la partita. Non ci siamo riusciti. Abbiamo subito un gol a campo aperto, forse perché pensavamo fosse fuori gioco, e questo ha condizionato il risultato, anche se in 11 contro 10 potevamo fare meglio per 10 minuti, sfruttare di più l'ampiezza, ma anche in questo caso abbiamo creato un paio di occasioni dentro l'area, una al tu per tu col portiere e l'altra, se non ricordo male, una mischia finale. Quindi ci dispiace per il risultato perché potevamo vincere, però il calcio è questo. Anche noi domenica scorsa contro il Galatasaray abbiamo pareggiato per più di 30 minuti essendo in 10 uomini. Il tempo sarà il chiedo da dove sarà ciò quasi possibile, visto che non è che c'è video di Andrea Medic in giro da gol d'ansoro, che scuro da bulo video di come ci capo da video di Andrea Medic, o anche scaldere equip, visde o gol di ansoro, orda bir az bir duraksama yaşamıştık orada offside mı diyeyim diye huzurumuzda orada biraz duraksadık. Genel olarak ama çok iyi performans olduğunu söyleyebilirim hani takımımızın. Ama tabii ki de çok üzgünüz 3 puan almadığımız için. Çünkü rakip 10 kişi kaldığında da özellikle birkaç tane yeni pozisyon bulduk net bir şekilde. Ve sevindirici bir tarafta rakibe genel olarak maç boyunca hiçbir şekilde böyle çok net böyle bir pozisyon vermedik gol haricinde. Mesela geçen hafta biz de hani 10 kişi kaldık rakibimize karşı Galatasaray'a karşı ve iyi bir mücadeleden sonra beraberlikle bitti. Kazanabilirdik de o maçı. O yüzden tabii ki de galibiyet almadığımız için çok üzgünüz ama performans olarak genel olarak böyle iyi oynadığını söyleyebilirim takımın. Permettete una cosa che è un mio problema, però Ve izin verirseniz benle alakalı bir problem söylemek istiyorum. e devo migliorare in questo perché non riesco a capirlo. Bu konuda geliştirmem lazım kendimi çünkü anlayamıyorum. Se ci sono due interruzioni durante il secondo tempo che portano più di 6 minuti di controllo al VAR, com'è possibile che il recupero è soltanto di 6 minuti? Questo nonostante ci siano state altre interruzioni, ci siano state sostituzioni. Faccio veramente, queste sono cose che mi disturbano molto, più di un rigore non dato dove l'arbitro può non vedere. Şimdi şöyle söylemek lazım. Bazı konular beni çok rahatsız ediyor maç esnasında. Mesela maçın ikinci yarısında iki tane net böyle 6 dakikayı süre olarak daha geçmiş bir oynanmayan 1 dakika var. Neden sadece 6 dakika uzatma veriliyor? Bu konuları anlamakta gerçekten zorluk çekiyor.